Sì, sono albanese e mi occupo di trasferimento tecnologico. Volevo ricollegarmi, mi pare, al primo intervento del signore dell'agenzia, il quale faceva un parallelo assolutamente così, che tutti sanno o che sapevano, che però alla fine è stato un po', diciamo, grazie a Dio, smentito. Cioè, lei diceva che per portare al mercato un nuovo farmaco, anche per malattie rare, bisogna pensare a un budget di circa 600 milioni di euro, mentre mi pare di aver capito che con la 648 finalmente ci sono delle scorciatoie. Ecco, volevo chiarire questo punto. Purtroppo il punto non è stato smentito, la 648 consente un accesso limitato ma pre-registrativo nel nostro paese, laddove il prodotto sia già stato registrato in altri paesi, ma non diminuisce per nulla il costo per la ricerca, che per passare ai due vagli dell'FDA e dell'EMEA richiede una mole di studi clinici e di informazioni, come giusto che sia, che porta esattamente a questo posto. Naturalmente i 600 milioni di dollari sono un esempio per essere concreti di un farmaco, qualche altro potrà costare un po' di meno, un po' di più, ma la 648 influisce sulla rapidità di accesso per i pazienti, ma non sul costo totale della ricerca. Buongiorno, io sono Chiara Cecchi, trasferimento tecnologico della Fondazione Teleton. Volevo chiedere ai rappresentanti dell'industria come immaginate, se è probabilmente una domanda un po' naive in effetti, però come immaginate, se lo ritenete fattibile, un'interazione, un percorso congiunto con la ricerca sulle malattie rare per quanto riguarda lo sviluppo di potenziali approcci terapeutici che non siano né già brevettati né già in fase clinica, quello che in realtà spesso succede con i nostri progetti di ricerca, per provare a collaborare insieme verso lo sviluppo di progetti che sono ancora un po' più indietro nella pipeline di sviluppo del farmaco? Grazie. Ma la risposta sarebbe lunga, il tempo non ce lo consente. Io rispondo da parte nostra, noi lo immaginiamo, cioè come necessiterebbe di una tavola rotonda, e tra l'altro tavoli si sono aperti tra l'industria e la ricerca finanziata dal pubblico, dalle donazioni, quindi per Teleton stessa. Io credo che sia un passaggio indispensabile, credo che l'Italia sia un po' indietro nella relazione con l'industria che viene sempre vista come qualcuno che in qualche modo fa dei soldi sulle malattie della gente, cosa che forse se le rivoltassimo e dicessimo che l'allungamento della vita media nei paesi occidentali dipende certo dal miglioramento delle condizioni di vita, dalle vaccinazioni, dipende dalla capacità diagnostica, quindi non solo dall'industria farmaceutica, ma dipende anche in misura importante dallo sviluppo della ricerca farmaceutica, che ha portato un numero importantissimo di farmaci salvavita. Se le fondazioni come Teleton, se le istituzioni, l'industria si cominceranno a parlare nell'ottica di sosteniamo l'innovazione per un futuro migliore, per l'obiettivo unico che è la salute della popolazione, io credo che questo farà bene a tutti, compreso l'industria. Quindi ci immaginiamo un tavolo di discussione tra pari dove si riesca ad impostare un progetto che si chiami anche business plan, cioè il fatto che la ricerca sia finanziata dal charity non vuol dire che poi non possa portare ad uno sviluppo che abbia anche dei ritorni commerciali. Quindi io su come credo ci voglia del tempo che non abbiamo adesso e delle competenze che magari non ci sono, ma io credo che la risposta sul farlo è senz'altro sì. Good morning. I have a question. My impression is that companies that are concerned with rare diseases are somehow entitled to some support from the government or from government agencies. If this is correct, how is that regulated in terms of a private company working against other private companies and so on? Thank you.